Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi, i bambini dell'Honduras mi rendono felice. In una intervista al settimanale, chi? Il ballerino e inviato dell'Isola dei Famosi, Stefano De Martino, ha parlato del dietro le quinte del programma. Stefano De Martino ha deciso di farsi intervistare dal settimanale di gossip, chi? L'inviato dell'Isola dei Famosi si è ormai immedesimato nel suo ruolo. Ha vissuto un periodo molto arduo, ma nelle ultime settimane gli attacchi nei suoi confronti sono scemati. L'inviato, come ben sappiamo, vive intensamente la vita dei naufraghi e si trova sempre in Honduras. Infatti il ballerino assiste alle prove degli altri VIP e il ragazzo si trova sull'isola durante la diretta della trasmissione di Canale 5. Le difficoltà non sono mancate, poiché inizialmente De Martino, a causa della situazione politica del paese, non poteva uscire nemmeno dal residence. Tuttavia, questo ora sembra solamente un lontano ricordo. Nell'intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, chi, l'ex marito di Belén Rodríguez, ha parlato anche dei luoghi più sconosciuti che ha visitato del paese. Spesso ammette che si ferma con le persone del posto, che gli insegnano che si può essere felice anche avendo poco o nulla. Dichiara di passare molto tempo con i bambini dell'Honduras, e che loro con poco sono comunque molto felici. Mi piace passare del tempo con i bambini di quest'isola, non hanno molto, ma sono felici. Forse questa è la cosa più bella che ho imparato da queste persone, la felicità è nella condivisione. Che tu abbia poco o tanto non importa, l'importante è avere qualcuno con cui condividerlo. Rivela, molto emozionato, che racconterà a Santiago di tutte le esperienze che ha vissuto in Honduras una volta ritornato in Italia. Quando tornerò a casa, avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice e ospitale. E di un paradiso incontaminato.